Hello everybody, if you have followed this channel for the latest couple months, it is pretty clear to you that there is an MVM mission contest which is running during this season. If not, in the cards of this video you can find the most useful links about the Titanium Tank Contest, the name of the contest itself. What we all knew until a few days ago was that the winners of the contest that are the best missions post-evaluation would get an Operation Titanium Tank medal, offered straight from Valve, which already added this item in the code of TF2, as we speak. But there are news, guys, and those were announced some days ago directly in the Potatoes Custom MVM Servers Steam group, the group itself which is running the contest, keeping their servers full each day for the sake of evaluating all the tens of participants which provided a mission for the contest. The news, as you can read from the thread I'm superimposing now, is that the Operation Titanium Tank Medal isn't destined only to the Mission Maker winners. On the contrary, what the decision of the Potatoes Custom MVM servers was, is once the winning missions have been found and declared, those will be merged together into a brand new tour, undoubtedly is Operation Titanium Tank. This new tour will be played for weeks 24/7 in the Potatoes Custom MVM servers, which will keep stats for every player joining the servers. It will act as a sort of free mana play for a given tour, the Titanium Tank, without requiring any ticket from your side. And the server, beginning 1st of February, will keep track of progress of each people for each of the missions making the tour. Once a player completes with victory every mission of the brand new Operation Titanium Tank, he will automatically receive a unique Operation Titanium Tank medal, as like as the Mission Makers got. So everybody, including you and me, incapable of creating a single pop file, are now able to grind for a unique medal, obtainable solely during some time after the contest is ended, by playing the missions which were selected as the winners of the contest. Simple, right? My only doubt will be how much space will be offered by the tens, if not hundreds of players in line to play this in the Potatoes Custom MVM servers. But the admin, Hydrogen, reassured me he'll try to place the most resources he can to handle this enough. Hope the servers will be multiplied for some time. Sure, it won't be as easy as straightforward like calling man up and choosing a map in the TF2 interface. You better join already the Potatoes Community MVM Server Steam group. The link is in my description. Every map rotation will be announced through events so you know when it's time to join in and beat the last mission keeping you away from the glorious prize. We yet don't know which maps will be used for the tour, because we yet don't know the winners of the contest in the first place. But for sure, all will be community driven. The maps and the missions are straight coming from the community itself. Valve has just added the medal into the TF2 schema in order to allow Potatoes and MVM servers to grant one to each eligible winning players of the tour. This is great, and at the same time is sad. I mean, if the community is asking so much new MVM content, at this point the only way to do it is to do everything by ourselves. The maps, the mission, the matchmaking, stats progression till the final loot, and now the loot itself. What we can only hope is, if Valve sees a good amount of participations into this, they could eventually think of picking the whole chunk of Operation Titanium Tank. The maps, the missions, the prize, maybe add some valuable stuff, for once Australian drops, listing in the man-up side of TF2 and running this officially in their servers. Is it too much of dreaming? I don't know. This is only one hope, but we have only this. So, once the contest is over and the tour is made up, please buddies, please, go and check how it is in the Potatoes Community MVM servers and play it. It's like boot camp in the sense of being totally free, but it will grant a prize at the end of the tour, that is the completion of every mission it is made of. And as I said, by participating en masse into this, you might awake Valve from its sleep, and maybe the next TF2 update, or the other one, could reserve some glorious surprise for us MVM lovers players.
And now the Italian commentary. Ciao ragazzi! Se avete seguito questo canale negli ultimi mesi, vi sarà ormai chiaro che è in corso di svolgimento un concorso per scegliere le missioni migliori di MVM. Se non eravate al corrente, tra le carte di questo video troverete tutti i link più utili riguardo il Titanium Tank, il nome del concorso medesimo. Quello che sapevamo, fino a pochi giorni fa, era che i vincitori del concorso, ovvero le missioni valutate migliori, avrebbero ricevuto una medaglia Operation Titanium Tank, già inserita da Valve nel codice di TF2 diverse settimane fa. Ma finalmente ci sono novità esaltanti! Precisamente vengono direttamente dal gruppo Steam del Potatoes Community MVM Server, il gruppo che sta dirigendo il concorso medesimo, mantenendo i suoi server perennemente pieni ogni giorno per poter testare le decine di missioni inviate dai partecipanti. La novità, come visibile dal thread che sto riportando qui sopra, è che la medaglia Operation Titanium Tank non è solamente destinata ai creatori delle missioni vincitrici. Al contrario, la decisione del Potatoes Custom MVM Servers è stata che, una volta che le missioni saranno state selezionate come vincitrici, esse saranno ammassate insieme in un tour totalmente nuovo, il cui nome è ovviamente Operation Titanium Tank. E questo nuovo tour sarà disponibile per settimane, 24 ore su 24, sui server Potatoes, che terranno traccia di tutte le vittorie di ciascun giocatore. Sarà in pratica una sorta di manap per un tour, il Titanium Tank, totalmente gratuito, senza bisogno di un biglietto manap. I server, a partire dal 1 febbraio, terranno traccia del progresso di ciascun giocatore, per ciascuna missione compresa nel tour. Una volta che un giocatore completi con vittoria ogni missione di questo nuovissimo tour, Operation Titanium Tank riceverà automaticamente la medaglia Operation Titanium Tank stessa, esattamente quella che hanno ricevuto i creatori delle missioni. Per cui tutti, anche voi e me, totalmente incapaci di creare anche un solo pop file, saremo in grado di guadagnarci una medaglia unica, ottenibile esclusivamente per qualche tempo dopo la chiusura del concorso, giocando le missioni che sono state selezionate come le vincitrici del concorso stesso. Il mio unico dubbio è quanto spazio sarà disponibile per le decine, se non forse centinaia di persone in fila per giocare tutto ciò, esclusivamente nei Potatoes Custom MVM Servers. Ma l'admin Hydrogen mi ha comunque garantito che farà il possibile per incrementare le risorse in modo che riescano a sopportare tutto ciò. Io spero in qualche server addizionale durante questo periodo, chi lo sa. Certo, giocare a questo nuovo tour non sarà immediato come richiamare Manap e scegliere la missione dalla home screen di TF2. Vi converrà aggiungervi al Potatoes Custom MVM Server Steam Group, il cui link è proprio nella descrizione di questo video. Presumo che ogni cambio di mappa sarà annunciato via evento, così che saprete quando è il momento di connettervi per finire quella vostra ultima missione che vi tiene ancora lontani dal glorioso premio. Non sappiamo ancora quali saranno le mappe usate nel tour, perché ancora non sappiamo nemmeno quali siano le missioni vincitrici del concorso. Ma certamente saranno tutte mappe della comunità. Tutto il contributo infatti viene direttamente dalla comunità MVM di TF2. Valve ha esclusivamente aggiunto la medaglia nello schema di TF2 per poter consentire al Potatoes Custom MVM Server di assegnarne una a chi spetti. Straordinario! E al contempo un po' triste. Mi spiego, se la comunità chiede a gran voce da sempre nuovi contenuti MVM, l'unico modo per averli è farseli da sé in tutto e per tutto. Le mappe prima, poi le missioni, il matchmaking, le statistiche di progressione fino al premio finale ed adesso anche il premio stesso. Quello che possiamo sperare è che se Valve vedesse una buona partecipazione a questa iniziativa, potrebbero magari pensare di prendere l'intero set di Operation Titanium Tank, le mappe, le missioni, il premio, aggiungerci qualcosa sopra, tipo ad esempio gli Australium, listare questo tour direttamente dell'interfaccia di TF2, implementare queste missioni direttamente sui propri server ufficiali. E sognare ad occhi aperti? Questa è solo una speranza, è vero, ma abbiamo solo questa. Per cui, quando il concorso finirà ed il tour sarà costituito, ragazzi, vi prego, andiamo a darci una sbirciatina sul Potatoes Custom MVM Server e provate qualche missione. È come bootcamp, nel senso che è totalmente gratuito, ma garantirà un premio alla fine del tour, ovvero al completamento di tutte le missioni di cui è composto. E come detto, partecipando in massa a tutto ciò, potremmo forse svegliare Valve dal suo torpore,
che magari al prossimo update, oppure al seguente, potrebbe riservarci qualche sorpresa straordinaria per noi, giocatori seguaci di MVM. E ora torniamo all'inglese per la chiusura. How do you feel about this community-driven MVM tour and loot? As far as I know, this is the very first time Valve has officially allowed this happening to players. Hope you'll see this with your own eyes once it's settled. I also hope you enjoyed. And thanks for watching.